L'Italia verso il razionamento dell'acqua, il sottosegretario Costa, condizioni per lo stato d'emergenza, stato di calamità nel Lazio, in settimana tesi picchi di 43 gradi. L'Italia tira, in arrivo 44 milioni di turisti, il 16,6% in più rispetto al 2021. Boom di stranieri, Sicilia e Sardegna tra le mete preferite. Incognite sugli stagionali, mancano camerieri, bagnini e addetti all'ospitalità. Crescita costante dell'occupazione, nel primo trimestre 183.000 posti in più rispetto ai tre mesi precedenti, incrementi sia per i contratti a tempo determinato che indeterminato. Nuovo fronte sul Baltico, rischio escalation in Lituania per il blocco dell'exclave russa di Kaliningrad. Mosca, se non riprendono i traffici useremo la forza. Draghi a breve in Senato per la relazione sul prossimo Consiglio UE, governo in bilico sull'invio di armi in Ucraina, braccio di ferro con il Movimento 5 Stelle, il Premier blinda Di Maio.